Buongiorno, ho messo questo titolo, in realtà le slide non sono mie, le sto usando abusivamente. Il titolo è Il conte Ugolino della Gherardesca, che è l'ultimo personaggio che Dante incontra nell'inferno prima di incontrare Satana, quindi l'ultimo uomo. Poi in realtà qualcun altro parla in questo canto, ma il racconto preciso della vicenda, della sua vicenda, in particolare della sua morte, è proprio solo di Ugolino, che in qualche modo prefigura le azioni che sta compiendo Satana, che sono quelle di divorare in ciascuna delle tre bocche i traditori. Perché in questo canto, l'ultima parte del 33 e soprattutto il 34, il protagonista è proprio Ugolino, anche se non tutto il canto è occupato da lui. Come vedremo, arriva fino al verso, arriva fino al verso 78. Poi abbiamo un'invettiva nei confronti della città di Pisa, di cui Ugolino è originario e che poi gestisce come potente della città. E poi abbiamo la parte della Tolomea, un altro degli spazi di questo lago del Cocito, dove ci sono appunto tutti i traditori. La Tolomea ospita i traditori degli ospiti. E vedremo altri incontri e poi alla fine un'invettiva nei confronti della città di Pisa. Allora, voi dovreste avere prima visto una sintesi del canto 32, nel quale vi viene proprio presentato questo cerchio, questo girone dei traditori. Il canto 32 finisce così. Noi eravamo partiti già da Ello, l'ultimo personaggio con cui Dante ha parlato, che obbedì due ghiacciati in una buca, sicché l'un capo all'altro era cappello. E come il pan per fame si manduca, così il sovran li denti all'altro pose, lave il cervello, s'aggiunge con la nuca. Non altrimenti Tiddeo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l'altre cose. O tu, intervento di Dante, che mostri per sì bestial segno in quest'atto di ferocia bestiale, odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, dissi io, per tal convegno, che se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancor io te ne cangi, se quella con che io parlo non si secca. Vedete che per la prima volta nella Divina Commedia non mi fermo a commentare più di tanto perché già il canto 34 è molto lungo e molto denso, per la prima volta viene presentato un peccatore, viene presentata la domanda di Dante. E poi il canto 34 inizia proprio con la figura di Ugolino. La sequenza prima, cioè Ugolino che racconta la morte dei suoi figli e la sua, va dal verso 1 al verso 78, poi man mano la dividiamo. Allora, come vi stavo dicendo, proviamo a vedere un attimo di fare una ricognizione su chi sia questo Ugolino. Allora, è considerato un traditore e Dante dice, non dice esplicitamente, non racconta esplicitamente tutte le sue vicende precedenti. Ugolino nasce nel 1220 a Pisa, cioè avete comunque tutta la sua storia in modo sintetico nell'introduzione del canto, o nel 1210, ma la famiglia è originaria della Lombardia. Di nascita è ghibellino, ha molte cariche nobiliari e possiede vasti feudi, in particolare in Maremma e in Sardegna. Ha molti figli e figlie, qui vengono ricordati Gaddo e Ugaccione, che sono due figli che muoiono con lui.
Allora, Pisa è storicamente una città ghibellina, ma in realtà ad un certo punto abbiamo un avvicinamento da parte di Pisa, parte dei pisani ai Guelfi, e anche un avvicinamento da parte di Ugolino, perché la figlia Giovanna sposa Giovanni Visconti, che è giudice di Gallura. Hanno un figlio, che è Nino Visconti, che poi appunto diventerà amico di Dante e che parteciperà alla gestione della città di Pisa. Una data importante nella vita di Ugolino è il 1284, in cui Pisa viene sconfitta nella battaglia della Meloria. Durante questa battaglia Ugolino commette alcuni errori e ne commette anche successivamente quando deve trattare con la città di Firenze, con la città di Lucca, con la città di Genova, per cui non stiamo a entrare troppo nel dettaglio perché veramente sarebbe lunghissimo. Di fatto viene considerato un traditore. Però punito con lui nella stessa buca c'è l'arcivescovo Ruggero degli Ubaldini. Allora, perché questa è la punizione di questo? Perché Ruggeri, anche lui è un traditore, anche lui lavora a Pisa ed è della famiglia del partito ghibellino, e Ruggeri finge di cercare un accordo con Ugolino, il quale, fidandosi, era fuori Pisa, torna a Pisa. E l'arcivescovo lo condanna per tradimento e lui, insieme a dei figli e dei nipoti, Dante in realtà parla solo di figli, ma sappiamo per certo che sono anche nipoti, lo fa chiudere nella Torre della Muda. Allora, questa Torre della Muda viene chiamata così, è la Torre Gualandi, quindi di una famiglia ghibellina di Pisa, ma viene chiamata in questo modo perché venivano messe le aquile nel periodo in cui dovevano mutare, cambiare le piume, no? Il periodo della muta. E dopo, successivamente, dopo la vicenda di Ugolino e dei suoi figli, che sono morti di fame in questa torre, la qual per me ha il titolo della fame, appunto, viene chiamata così. Allora, cominciamo a vedere un attimo questo canto. Ecco, queste informazioni preliminari erano assolutamente necessarie. Poi tutta la storia è veramente complicatissima, perché, come al solito, all'interno delle città, ed è questo che Dante vuole sottolineare, all'interno dei comuni, in particolare toscani, ci sono delle lotte intestine furibonde, feroci, che coinvolgono veramente anche i parenti. Ugolino, che è conte della Gherardesca, ha questi due figli, Gaddo e Ugaccione, con i quali muore. Poi, sempre nella torre, ci sono il nipote Anselmuccio, che ha intorno ai 15 anni, che è appunto lui, di cui lui è nonno, è nipote non nel senso di zio, e poi Nino, detto il Brigata. Vediamo un attimo, nel canto 33esimo vi spiega appunto, siamo nel cerchio nono, la categoria dei dannati, vedete che qua mette sullo sfondo del ghiaccio, sono i traditori. Primo se secondo settore abbiamo traditori della patria e del partito, terzo traditori degli ospiti. La pena è quella di rimanere ghiacciati con la testa o parte del corpo fuori da questo ghiaccio. Nel secondo settore sporge solo la testa, nel terzo la testa invece, il corpo è steso e quindi la testa è rivolta verso l'alto, in parte immersa nel ghiaccio, quindi le lacrime non scorrono e formano una dolorosa visiera di ghiaccio che poi alcuni dannati chiedono a Dante che gliela tolga. Ecco, vedete i due protagonisti, i protagonisti, no, i due che vengono dannati insieme sono il conte Ugolino e l'arcivescovo Ruggeri, e qui abbiamo un'illustrazione molto famosa di Dorè, il quale appunto ci presenta questo lago ghiacciato, una buca con questi due personaggi, poi Dante e Virgilio. Qui c'è quello che vi dicevo, che vi ho letto precedentemente, che fa parte del canto 32.
Ecco, continua con delle altre immagini, sempre molto icastiche, molto forti, per indicare questo atto bestiale che è appunto quello di manducare. Manducare è un termine popolare di mangiare, appunto, quindi come il pane per fame si manduca, così quello che sta sopra mette i denti sulla testa, là dove il cervello si unisce con la nuca, quindi termini molto icastici e molto precisi da Dante, e quindi la punizione consiste in quello. Qui abbiamo appunto un'altra immagine, ma qui vedete in questa sorta di nuvola abbiamo una rappresentazione abbastanza interpretativa di quello che succede nella Torre della Muta, quindi quello che Dante riesce a immaginarsi dal racconto di Ugolino. Il canto inizia in un modo molto forte, con la bocca posta in posizione forte. Guardate, la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del capo, vedete che c'è un'arcatura, che gli avea di retro guasto. Quindi l'atto è quello proprio dell'antropofagia, del cannibalismo, quindi Ugolino che divora la testa di colui che lo ha tradito, aumentando la pena. E il termine, appunto, bocca messo in posizione forte ci sottolinea questo aspetto del pasto che è fiero, feroce, quindi bestiale, di questo dannato. E poi Ugolino comincia a parlare, si presenta. E presenta naturalmente anche l'arcivescovo Ruggeri. Allora, qui è quello che vi dicevo prima, io ve l'ho sintetizzato un attimo fa, però se volete anche guardare questa slide, nel 284, con la battaglia della Meloria, i genovesi sconfiggono in mare la flotta pisana e decretano un lento ma irreversibile declino della città. Il conte Ugolino, che non aveva avuto responsabilità nella sconfitta, ma che gli veniva attribuita, viene eletto nuovo podestà dai Pisani, e a questo punto però Pisa è indebolita. Ugolino sa che un eventuale attacco via terra da parte di Firenze e di Lucca sancirebbe il crollo della città, e quindi prende questa decisione, che è quella, ripetiamo, che in questo contesto decide appunto Ugolino di cedere alle due rivali, quindi a Lucca e Firenze, alcuni castelli. E proprio per cercare di sedare un attimo la rivalità con queste città, ma alcune potenti famiglie pisane, in particolare legate ai ghibellini, lo accusano di tradimento e, come dicevamo prima, attraverso l'inganno chiudono, in particolare l'idea è dell'arcivescovo, chiudono Ugolino e gli eredi nella Torre della Muta, dove sono condannati a morire di fame. Questa è la rappresentazione di questa torre della fame, che è stata che ci indica appunto come un'interpretazione di come fosse questa torre. Prima di arrivare qui, però, continuiamo a commentare e a leggere. Quindi la bocca solleva dal pasto feroce quel peccatore, e poi la pulisce dai capelli che gli erano rimasti sulla bocca, come vedete, molto duro, molto, uno stile proprio quasi macabro. Ecco, in questi canti, non tanto nel discorso di Ugolino, abbiamo quelle che Dante chiama le rime aspre e chiocce, e qui vi andate a rivedere tutto il discorso che abbiamo fatto. Ecco, nel discorso invece di Ugolino, Dante usa uno stile abbastanza alto. E già aveva roso la parte posteriore del capo, quindi vedete, proprio molto molto duro. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinnovelli disperato dolore che il cor mi preme, già pur pensando, pria che mi favelli. Allora, l'attacco del discorso di Ugolino è un attacco molto alto, c'è un richiamo alle parole che Enea dice a Didone quando Didone
chiede ad Enea di raccontare che cosa è successo. Quindi tu vuoi che io rinnovi un dolore pieno di disperazione che mi schiaccia il cuore e solo a pensarlo questo dolore si ingigantisce prima ancora che io ne parli. Quindi la cifra stilistica, la parola chiave è il dolore, il lagrimare, il piangere e ogni volta poi lo sottolineeremo. Quindi il disperato dolore, ma se le mie parole, essere bien, seme che frutti infami al traditor che orodo, parlare e lagrimare, vedrai insieme. Il nostro ugolino dice: io spero però che tu, ritornando sulla terra, possa far sì che il seme di quello che io ti dico, come utilizza una metafora, porti dei frutti di infamia al traditore, quindi all'arcivescovo, in modo tale all'arcivescovo che io rodo. Allora guardate tutti i termini fiero pasto, forbendoli, rodo, guasto, quindi termini molto icastici per indicare questo gesto di antropofagia. Ecco, parlare e lagrimare, vedrai, insieme. Allora, vedrai, regge in realtà solo probabilmente vedrai lagrimare, non tanto il vedrai parlare, perché dovrebbe dire sentire. Quindi la figura retorica è una figura retorica che non troviamo molto spesso, che è lo zeuma, in cui abbiamo un verbo, ce l'avete nella nota, due verbi che sono retti entrambi da vedrai, e quindi lo zeuma consiste nel riferire a più componenti un predicato che si adatta solo a uno di essi. Le lagrime di Ugolino, anche questa è una svista di Dante, ma una svista sicuramente felice, non ghiacciano. E quindi Ugolino può parlare e lagrimare. Ecco, nel commento trovate anche come ci siano una serie di relazioni con il canto di Francesca, di Paolo e Francesca. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io ti odo. Ugolino si rivolge a Dante dicendo: io non so chi tu sia, né per quale motivo tu sia venuto qui, ma tutto sommato non gliene importa neanche tanto. Però riconosco come aveva fatto Farinata dalla loquela, quindi dalla modalità con la quale vengono pronunciate le parole, quindi le parole non sono diverse, ma la modalità con la quale viene pronunciata sì, mi rendo conto appunto che tu sei fiorentino. E quindi di fatto, nemico schietto di Ugolino, tu devi sapere che io fui Ugolino della Gherardesca e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Ora ti dirò perché i son tal vicino. Beh, la parafrasi è abbastanza chiara. Tu devi sapere che io fui il conte Ugolino e che questi è l'arcivescovo Ruggeri. Adesso ti dirò perché io sono tale, cioè sono così feroce nei confronti di quest'uomo. Guardate un attimo la costruzione. Allora, io fui, quindi ributta nel passato, e questi è. E ti dico perché io sono tanto feroce. Quindi la ripetizione del verbo essere, un pochino coniugato in tutti i tempi, come al presente e al passato, proprio per indicare il tempo della vita e il tempo adesso qua in inferno. Che per l'effetto dei suoi mali pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Guardate, un traditore che parla di fiducia. Allora dice: io per effetto dei suoi propositi ingannatori, fidandomi purtroppo di lui, fui preso e poi fui morto. Attenti perché abbiamo spesso, l'abbiamo detto nell'italiano antico, morto di solito può avere anche un uso transitivo, quindi possiamo renderlo con uccidere. E poi fui ucciso, ma dir non è mestieri, quindi non è il caso che io stia a dilungarmi
sulla mia morte e adesso vediamo un attimo perché. Non è il caso di dilungarmi sulla mia morte perché questo fatto, come nel caso di Paolo e Francesca, è un dramma che è conosciutissimo nel piccolo mondo del medievale, dei comuni italiani. Allora, innanzitutto Dante è amico di Nino Visconti, che è il nipote e figlio appunto di Giovanni Visconti, che è il genero di Ugolino. E siccome Dante parla con affetto di Nino Visconti nel Cantavo del Purgatorio, non possiamo immaginare che non conoscesse la storia appunto di Ugolino. Poi sappiamo anche che Dante è stato ospite di una figlia di Ugolino, che è la contessa di Battifolle, non poteva non conoscere la vicenda. Certo, lui prende posizione e dice, però, quel che non puoi aver inteso, ma io ti racconto quello che tu non puoi sapere, cioè come la morte mia fu crudele. E questo lo udirai e lo saprai e vedrai che questa è stata una grande offesa per me, quindi una grande, e questo sarà comunque un nuovo strazio in cui appunto le parole, le lacrime nel racconto si mescoleranno. Allora, qui abbiamo il breve pertugio dentro dalla muda, la qual per me ha il titolo della fame e che conviene ancora Caltri si chiuda. Ecco, qui inizia il racconto di Ugolino. Quindi anche questa parte in cui Ugolino parla, possiamo dividere in ulteriori sequenze. Quindi questo è la parte in cui racconta cosa è successo. Allora, c'è un breve pertugio, quindi c'è una breve fessura, una finestrella nella stanza della torre dove fu rinchiuso, quindi Torre della Muda, una torre di proprietà dei Gualandi, che fu la durissima prigione di Ugolino, dei figli Gaddo e Uguaccione e dei nipoti, come dicevo, Anselmuccio e Andrea detto il Brigata, non capisco perché di Calapo. L'ordine arriva dall'arcivescovo che si è autoproclamato podestà nel marzo del 1289. Ecco, fu dato l'ordine di gettare la chiave della prigione nell'arno e di lasciare i cinque prigionieri morire di fame. Qui è un'interpretazione, adesso vediamo. In realtà, molto probabilmente la porta fu inchiodata, non chiusa a chiave e buttate via le chiavi. È un particolare che ce lo dice la lingua, no? Quindi un termine. Allora, e che conviene ancora Caltrui si chiuda, quindi, qui appunto non è chiarissimo cosa voglia dire, però molto probabilmente significa e conviene che venga chiusa. Allora, mi aveva mostrato per lo suo forame, ecco qui c'è la finestrella, il pertugio che dicevamo, e qui c'è l'immagine della prigione, quindi vedete Ugolino che era già molto vecchio perché aveva più di 70 anni e i suoi figli, che in realtà non sono poi così giovani, il più giovane è Anselmo, che ha 15 anni, gli altri sono, che però è il nipote, gli altri sono più avanti con l'età. Poi vedremo anche perché sappiamo qualcosa in più di come stesse fisicamente Ugolino. Per il momento lo lasciamo qua. Quindi allora dice, mi aveva mostrato per lo suo forame più lune già, quando io feci il mal sogno che del futuro mi squarciò il velame. Quindi, ecco, attraverso il forame, quindi il pertugio, io più lune avevo già potuto vedere, quindi erano già passati parecchie lune, quindi parecchi mesi, quando io feci il sonno. Ma il mal sogno in realtà appunto è un sogno profetico, ma è un sogno che come dire, sottolinea la dura realtà. E io vidi squarciato il velame del futuro, quindi sogno profetico. Il sogno premonitore dal verso 26 al verso 36.
Allora, questa è la parafrasi, potremmo dire il riassunto. Adesso noi lo leggiamo. Questi parea, questi è l'arcivescovo Ruggeri, a me, maestro e donno, signore. Ricordatevi che il termine donna, quando per esempio si usa non solo per i sacerdoti, ma anche, non so, nell'Italia meridionale, viene usato come termine per indicare un segno di rispetto, ecco, deriva da qua. Cacciando il lupo e i lupicini al monte, perché i pigiano vedere Luca non ponno, con cani magre, studiose e conte, gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, m'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi teneva stanchi, lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fenderli fianchi. Ecco, questo è il sogno. Quindi l'arcivescovo in questo sogno sembra maestro e signore di una battuta di caccia e va verso il monte dalla caccia al lupo e ai lupicini, quindi ai lupi e ai lupacchiotti. Simbolicamente nel sogno ci sono i simboli, ma nella realtà Ugolino sta sognando se stesso e i suoi figli. Poi c'è una digressione molto breve sul monte attraverso l'incidentale. Questo monte che è il monte che sta tra Pisa e Lucca, per cui i pisani non possono vedere la città di Lucca. Ecco, il nome di questo monte ve lo trovate nella nota. Allora, cosa succede? Che non solo abbiamo l'arcivescovo e gli altri cacciatori, ma anche delle cagne magre, quindi si va a caccia con le cagne. E queste cagne magre, studiose e conte, quindi che sono sollecite e ammaestrate, potremmo dire, oppure come dire, che sanno cacciare, indicano il popolo. Quindi nella battuta di caccia è condotta anche con l'aiuto del popolo e anche con queste famiglie che occupano, vedete, i cui nomi occupano un intero verso, i Gualandi, coi Sismondi e coi Lanfranchi. Quindi sono famiglie molto in vista nella città di Pisa e sono ghibelline, sono le famiglie che l'arcivescovo ha istigato contro Ugolino, e nel frattempo ha istigato, come dicevo prima, le cagne magre, cioè il popolo minuto. Vedete, tre aggettivi: magre, studiose e conte per indicare il popolo. Ruggeri, appunto, distribuisce la posizione dei cacciatori e della muta di cani e indica proprio come ci sia un disegno molto molto preciso. Ecco, le cagne rappresentano, non capisco perché dica tre, non dice assolutamente tre cani, ma dice tre famiglie, il popolo e tre famiglie. E squarciano con i denti aguzzi i fianchi dei lupacchiotti. Questo sì, infatti dice, in picciol corso, mi parien stanchi, quindi il padre e i figli, cioè il lupo e i lupacchiotti, Ugolino e i suoi figli e nipoti sono stanchi, quindi non riescono più a correre e mi sembrava che i loro fianchi fossero squarciati dalle acute scale, quindi dagli acuti denti delle cagne. Ecco, per questa prima lezione ci fermiamo qui, siamo al verso 39.